sia A, inclusi in C. Un aperto. Connesso. Ed è una funzione di A in C analitica. Allora, 1, la derivata esiste un punto z0 appartenente ad A, tale che la derivata ennesima di f punto z0 uguale a 0 per ogni n appartenente ad n. E vado a scrivere 2, esiste un punto z0 appartenente ad A, tale che f di z è uguale a 0 di un intorno di z0, e che vado a scrivere qui f è uguale a 0 ragazzi. Quindi si ha incluso in C un aperto connesso ed F una funzione di A in C analitica. Allora queste tre proprietà sono tra loro equivalenti. Dire che esiste un punto z0 appartenente ad A tale che tutte le derivate di F in z0 si annullano equivale a dire che esiste un punto appartenente ad A tale che F si annulla nell'intorno di quel punto, che equivale a dire che F si annulla in A. Quindi è una proprietà abbastanza forte le funzioni analitiche. Ragazzi, dimostriamo in parte per adesso questi esercizi, poi se abbiamo tempo questa proposizione, se abbiamo tempo poi la completiamo adesso. Quasi banale. Ragazzi, 1 implica 2. Perché 1 implica 2? È immediato che 1 implica 2. Perché? Per ipotesi la vostra funzione è analitica, d'accordo? Quindi questo è il vostro insieme, questo è il vostro punto z0. Voi sapete che la funzione è analitica, quindi analitica in tutto A. Quindi cosa vuol dire? Cosa dice questo fatto? Prendetevi il cerchio di centro z0 e il raggio L uguale alla distanza tra il cerchio, il disco aperto, dicendo z0, il raggio r uguale a distanza tra z0 e la frontiera di A. Abbiamo visto che potete, essendo f analitica, potete sviluppare f in serie di Taylor di punto iniziale z0 in questo disco. Questo disco di f di z è uguale a sommatorio su f di z0 che è più infinito, la derivata ennesima di f del punto z0 tra per fatto l'altro z meno z0 l però di z appartenente al disco, d'accordo? Ma se voi sapete tutte le derivate di f del punto z0 sono nulle, tutti questi coefficienti valgono, tutti i coefficienti valgono 0, e quindi questa, la somma di questa serie, la funzione identicamente nulla per ogni serie appartenente al disco. Ragazzi, è pure un po' più delicato, ma sono che due implicazioni, lasciamo stare per adesso, poi sappiamo che ci ritorniamo. Facciamo un sospeso questo. Poi 3 implica 1
è immediato, se S è la funzione nulla, comunque prendete un punto aggiunto, comunque prendete un punto Z0, tutte le derivate sono. Ragazzi, l'ipotesi di convessità si usa per dimostrare che 2 implica 3. Scusate, l'ipotesi di connessione. Implicatore si usa la connessione di A. Posso cancellare, ragazzi? Sta piano? Ragazzi, questo risultato ovviamente non è vero questo risultato. Prendete ad esempio la funzione che abbiamo visto ieri, no? F di a x appartenente ad R assolto 0 se x non è uguale a 0 e alla meno 1 x se x è maggiore di 0. Vi ho detto ieri che tutta questa funzione, tutte le derivate nel punto 0 sono nulle. Tutte le derivate si annullano nel punto 0, vi ho detto ieri. D'accordo? Ma questa funzione, cioè non è nulla, non è nulla in tutto R e nemmeno è nulla in tutto R del punto 0. Quindi questo risultato non vale in R. Definizione. Per derivate di ordine 0 si intende solo quando viene qua 0 si intende la derivata di ordine 0 si intende la f. Quindi per esempio dite che z è 0, no? 0 del terzo ordine, se la f è la derivata prima e la seconda, nel punto z è 0 si annulla, ma la derivata terza non si annulla. Per esempio, z al quadrato. Chi sono gli zeri di questa funzione? 0.
che f di g è uguale a 0. F primo di 0, che è che mi dice? F di 2z calcolato di z di 0 è uguale a 0. D'accordo? Chi è f secondo di 0? E 2. Quindi la f del punto 0 si annulla, la f primo del punto 0 si annulla, la f secondo del punto 0 non si annulla, quindi lo 0 di ordine 2 per la funzione 0 a 4. Se fate invece f di 0 uguale a 0 poi la fine z a 0 e per questa funzione lo 0 di ordine 2. Direttamente dalla funzione, perché già la regola è da qua, si non basta applicare così. Ma questa è la definizione. La definizione. Copiata? Aggiungete, adesso la dimenticate. Nella definizione precedente, no? F di A in C, mettete F di A in C analitica. Poi versione A incluso in C un aperto connesso. Ed F di A in C una funzione analitica. Non identicamente nulla. Allora, l'insieme degli zeri di F, se non è vuoto, è formato da punti isolati che non hanno un punto di accumulazione in A. Anzi, questo non è importante, meglio il suo corollario è molto importante, lo vedremo perché. Si ha un aperto connesso di C ed F è una funzione analitica che non è identicamente nulla, d'accordo? Dobbiamo vedere come è fatto l'insieme dove si annulla la F, l'insieme degli zeri di F. Allora, stato comparato che F non è identicamente nulla, perché se F è identicamente nulla è finito, c'è nulla più da dire, d'accordo? Se F è identicamente nulla, supponiamo che l'insieme degli zeri non sia vuoto, che c'è, la funzione si annulla in qualche punto.
Allora, questi i zeri sono isolati. Cosa vuol dire isolati? Questa nostra funzione. I zeri, uno sta qua, l'altro sta qua, uno sta qua. Cioè, per ogni zero trovate l'intorno dello zero, dove non, qua non cadono altri zeri, a parte questo, a parte se stesso. D'accordo? Fatto numero uno. E poi non hanno punti di accumulazione che appartengono agli zeri, non hanno punti di accumulazione che appartengono appartenenti all'insieme. Definito precedentemente, d'accordo? Ragazzi, una cosa, perché questo zero mette un ordine? Non potrebbe succedere tutte le derivate del punto z0 si annullano? Se succedesse questo non metterebbe un ordine, d'accordo? E qual è la definizione di ordine? Di ordine 1 0? Che la derivata, a ordine n, se la derivata del punto z0, la derivata ennesima è diversa da 0 e tutte le derivate di ordine più basso sono uguali a 0. Ragazzi, perché non può succedere? Quindi, non potrebbe succedere che tutte le derivate del punto z0 sono uguali a 0 e quindi non si riesce a stabilire l'ordine. Può succedere una cosa del genere? No. Perché se tutte le derivate del punto z0 fossero uguali a 0, in base alla proposizione che abbiamo enunciato 5 minuti fa, come sarebbe la f? Sarebbe uguale a 0. Abbiamo visto le tre proprietà equivalenti. Tutte le derivate di f nel punto z0 si annullano se e soltanto se la f si annulla intorno, esiste un punto nel cui intorno la funzione la f si annulla, se e soltanto se la f è nulla in A. Quindi se tutte le derivate di f nel punto z0 fossero uguali a 0, la funzione si annullerebbe. Ma noi stiamo supponendo che la funzione non è identicamente, quindi ammette un ordine. Poi la funzione è analitica. Questo è il punto z0. Consideriamoci il disco di centro z0 e raggio r, dove r è la distanza tra z0 e la frontiera di A. In questo disco possiamo fare lo sviluppo di Taylor di f di punto iniziale z0. Avete detto esseno f analitica fino a f di z è uguale a sommatorio su k di vario tra 0 e infinito per la derivata kesima di f nel punto z0 per z meno tratto k fattoriale per z meno z0 alla k per ogni z appartenente al disco di centro z0 e raggio la distanza tra z0 e la frontiera di A. Ma ragazzi, in verità la somma di questa serie non parte da 0. Da dove partirà? Siccome z0 è uno 0 di ordine n, cosa vuol dire? Che tutte le derivate di f nel punto z0 fino all'ordine n-1 sono nulle.
Quindi, da dove parte questa serie? Questa sono da Z, la K uguale a N. Questo va a sommatore risultato uguale tra N e infinito dell'elevata Ks di F punto zeta z fratto K fattoriale di Z zeta z. È chiaro questo fatto perché partiamo da N? Perché z0 è uno 0 di ordine n. Quindi questo vuol dire che f nel punto z0, la derivata prima di f nel punto z0, la derivata finale della derivata di ordine n-1 di f nel punto z0 sono tutte quanti. D'accordo? Quindi questo. Questo che cosa sarà? Sarà la derivata ennesima di f del punto z0 fratto n fattoriale per z meno z0 n più la derivata di ordine n più 1 di f del punto z0 fratto n più 1 fattoriale per z meno z0 alla n più 1 più la derivata di ordine n più 2 il punto z0 fratto n più 2 fattoriale per z meno z alla n più 2 più e così via di sempre. D'accordo? Ragazzi, mettiamo in evidenza z meno z0 alla n. Questo posso scrivere come? Z meno z0 alla n. Cosa resta? Che moltiplica la serie la derivata ennesima di f del punto z0 fratto n fattoriale più la derivata di ordine n più di f del punto z0 fratto n più fattoriale per z meno z0 più la derivata di ordine n più 2 il punto z0 fratto n più 2 fattoriale per z meno z0 quadrato più punti di punti. D'accordo? Questo z meno z0 quindi ragazzi vediamo tutti i passaggi intermedi dove siamo arrivati, dire che f di z è uguale a questo per ogni z appartenente al disco di centro z0 e raggio a distanza tra z0 e la propria z. Posso lanciare i passaggi intermedi, non ci servono più, avete copiato? Posso lanciare questi? Ciao un po' ragazzi, f di z l'ho decomposta, è il prodotto di due funzioni. Una è la funzione z meno z0 alla n e l'altra funzione è la somma di questa serie di potenze. D'accordo? Ragazzi, questa funzione z meno z0 alla n dove si annulla? Soltanto il punto z0. E invece la somma di questa serie di potenze. Questa funzione nel punto z0 quanto va? Nel punto z0, questo si annulla, questo si annulla, resta soltanto la derivata ennesima di f nel punto z0 fratto n fattoriale. Che noi sappiamo però che la derivata ennesima di f nel punto z0 è? No, è diversa da. La derivata ennesima di f nel punto z0 è? Diversa da 0, perché z0
è 1,0 per per 0 di ordine n per l'f, d'accordo? Quindi non sa come si chiama di g questa funzione, la somma di questa funzione di questa serie. Allora g del punto z 0 è diverso da 0, d'accordo? E poi g è una funzione continua. Perché è una funzione continua? Perché è la somma di una serie di potenze. Le somme di serie di potenze sono funzioni di classe c infinito, quindi è continua. Quindi la funzione g di z è una funzione continua che nel punto z da 0 è diversa da 0. Però cosa sapete? Che trovate un intorno del punto z da 0 in cui la g è diversa da 0. Come fate a dimostrare, ragazzi? Applicate questa funzione, combinate la g di z con la funzione modulo di considerate il modulo di g di z, d'accordo? Il modulo di g di z, il punto z da 0 è diverso da 0. Questa è una funzione definita nel campo complesso a valori in R, che nel punto z da 0 è maggiore di 0. Per il teorema del segno in R, avete questo intorno nel punto z da 0, questa la funzione modulo. Il modulo di g di z è maggiore di 0 e quindi g di z non si annulla, d'accordo? Quindi avete questa funzione non si annulla mai il punto z a 0. Questa funzione, la funzione g di z, trovate intorno del punto z a 0, quindi trovate un r più piccolo di questa distanza, tale che nel disco di centro z a 0 e raggio r la funzione g di z a 0 è diversa da 0. Quindi in conclusione avete trovato questo fatto di più, esiste un R maggiore di 0 e minore della distanza tra z da 0, tra z da 0 e la frontiera di A, tale che f di z è diverso da 0 per ogni z appartenente al disco di centro z da 0 e il raggio R viene il punto z a 0. Cioè trovate un dischetto di centro z a 0 e raggio r, dove r è più piccola distanza tra z a 0 e la frontiera di A, tale che in questo disco le f mi servono soltanto nel centro, non ci sono altri z, non cadono altri z, d'accordo? Quindi z a 0 è una singolarità isolata. Perché gli insiemi di z non hanno punti di accumulazione in A? Già l'aveva assunto. Z appartenente all'A. Cioè, punto di accumulazione, l'insieme di z e già per assurdo e supera che esista un punto z appartenente ad A che sia punto di accumulazione per l'insieme di z di f. Allora esiste una successione di z di f z k con k appartenente a n convergente a z, cioè z k converge a z quando K tende a più infinito. Per definizione di punti di accumulazione,
poiché la f è continua, avete che f di zk converge, f analitica, quindi in particolare è continua, f di zk converge ad f di z. Ma zk sono zeri per f, quindi f di zk vale 0. Questo implica che f di z è uguale a 0. D'accordo? Quindi z del cos'è? È lo 0 di f. Ma non è isolato però a questo punto, non sarebbe più isolato perché è il limite di una successione di z di f. E quindi non risulterebbe isolato, in contraddizione con la prima parte della tesi. D'accordo? Quindi dove sta l'errore? Sta l'errore che ha supposto che esiste un punto z appartenente ad A, punto di accumulazione degli zeri di A. Posso cancellare? Ragazzi, perché questo teorema è importante? Abbiamo uno dei corollari che poi utilizzeremo molto già dall'ultima ora. Sia di insieme del z appartenente a c, tale che f di z è uguale a g di z. Se d non è formato da punti isolati, allora f è uguale a g. F e G le funzioni, analitiche, no. Ragazzi, fate analitiche le funzioni oggi,
E stiamo facendo scritto analitiche, l'ho detto? Sì, analitiche in A? Sì, voglio buttare analitiche in A. Allora, si ha un aperto, connesso. Ed FG, due funzioni analitiche in A. Quando indichiamo con D l'insieme delle Z appartenenti a C, tale che F di Z è uguale a G di T. D'accordo? Se questo insieme o questo insieme uguale a vuoto, facciamo se D è diverso dal vuoto e se D, allora se D è uguale a vuoto, pace, se D è diverso dal vuoto, d'accordo? Quindi sapete che F è uguale a G in alcuni punti. E l'insieme dove F è uguale a G non è formato da punti isolati, allora F è uguale a G su tutto A. Perché ragazzi, considerate la funzione F-G, d'accordo? F-G, allora questo sarebbe l'insieme di Z della funzione F-G. Guardate, questo è diverso dal vuoto. Allora, in base alla proprietà precedente, se F meno G non è identicamente nulla, l'insieme degli Z devono essere punti isolati. Quindi se non sono punti isolati, vuol dire che F meno G deve essere una funzione identicamente, F meno G è una funzione identicamente nulla. Come lo applicheremo, ragazzi, questo teorema? È chiara la dimostrazione, non è che devo scrivere. Questo è in corollare proprio il risultato precedente. Come lo dimostreremo, per esempio? Abbiamo due funzioni analitiche, definite insieme A. Però riusciamo a far vedere, per esempio, che due funzioni, queste insieme A, le due funzioni sono uguali sul segmento, di A. A è aperto con esso. Le due funzioni uguali sul segmento di A. Allora sono uguali dappertutto su A. Perché? Cosa vuol dire questo? Perché i punti dove sono uguali non sono isolati. D'accordo? Noi questo lo applicheremo per sempre. Abbiamo due funzioni FG. Se riusciamo a far vedere che le due funzioni sono uguali, basta un piccolo segmento di A, però sono uguali dappertutto in A. D'accordo? Questo è, se vuoi, si chiama il principio identità. Ragazzi, 5 di intervallo, però c'è l'ultima.